Ciao, la tastiera Marea è pronta! È pronta! Finalmente! In questo video vi dirò quanto costa, quanti pezzi ci sono, cosa c'è nella confezione, come andare sul sito e trovare le istruzioni e tutto il resto, come andare sul sito e compilare, diciamo, il modulo d'ordine che mi permetterà poi di contattarvi e a quel punto venderne una e tutto il resto. Finalmente, un anno, è passato più di un anno da quando avevo promesso la vendita. Io e Mattia abbiamo progettato questa tastiera un anno e mezzo fa, poi abbiamo fatto produrre in Cina la PCB e alcune parti, e poi io qua in Italia ho continuato con facendomi costruire dei poggiapolsi in legno di cedro e teak, smanettando tantissimo con i materiali diversi come la seta, misto seta o meglio, quindi il tessuto, la gomma eva per fare questi poggiapolsi, smanettando tantissimo con i bordini in legno. Quante volte vi ho parlato di bordini decorati con i washi tape in un modo o nell'altro? Devo dire, e forse lo sapete già, che ci sono stati dei momenti in questo anno in cui io veramente non ero convinto del risultato finale, perché mi sembrava sempre troppo ostica, troppo strana, poco mia, ma devo dire che ultimamente merito anche di questa build rosa, di questa versione rosa che ho fatto proprio per quest'ultimo video. Qua sono riuscito, oltre ad avere un po' più di esperienza nell'assemblaggio e quindi montarla bene, alla svelta e tutto il resto, sono riuscito ad abbinare come volevamo, Mattia, i materiali. Quindi tastiera con sopra e sotto bottom e plate in FR4, bordino in legno naturale, senza decorazioni, senza washi tape, legno naturale però rifinito, o meglio lucidato, con l'olio di lino cotto. Che meraviglia! Vi profuma la stanza per una settimana se passate l'olio di lino cotto sul legno, e ci sono le venature e si vedono tutti i difetti del legno. E poi il legno è un materiale ovviamente vivo, e quindi tu la monti in un modo, il giorno dopo vai a vedere, si è un po' mosso, si è un po' da una sensazione secondo me meravigliosa. E questo è quello che volevo fare, e questo è quello che voglio che voi riceviate. È proprio l'idea che avevo, che avevamo, mettere insieme questi materiali, alluminio, FR4, legno e tessuto. Ok, allora vediamo cosa c'è nella confezione, prima di tutto. Il bordino in legno, decorato o no, a seconda di come me lo chiedete, di come lo volete. Io nella tastiera nera consiglio il bordino nero, che secondo me sta benissimo. Nella tastiera bianca si può mettere o quello in legno naturale o quello abbinato a colori dei vostri keycaps. Se lo sapete è sicuramente meglio fare una cosa un pochetto più raffinata. Anche bianco si può mettere, però secondo me quello bianco neutro perde un po', la tastiera sembra un po' troppo spessa, non lo so. Si può anche mettere nero sul bianco, eh. Insomma, dipende un po' da voi. Come avete visto, come vedrete, anzi meglio, nel montaggio c'è molta manualità in questa tastiera, c'è molto, non voglio dire artigianato perché non sta a me dirlo, ma insomma c'è molto mettersi là e personalizzarla con l'uniposca, con le cose, con gli adesivi, con queste cosette qua. Quindi dovete essere un po' predisposti a questo se state prendendo una tastiera da costruire e da assemblare come questa. Se volete qualcosa di già pronto, non è la tastiera per voi, la Marea. Comunque, il bordino. Poi trovate la viteria necessaria con tutti i sacchettini divisi per montarlo, 1, 2, 3, adesso vedrete. Poi trovate il bottom e il plate bianchi o neri in FR4, quindi sopra e sotto. Poi trovate ovviamente la PCB e poi il foam pad sopra e sotto che sta a schiacciare la PCB. Nella viteria trovate anche il LED bianco che serve per il caps lock e l'encoder rotativo. Quindi avete davvero davvero un bel pacchetto, comprensivo poi anche di adesivo e portachiavi mini Marea abbinato al colore della vostra tastiera. Se poi volete si può comprare a parte, potete comprare a parte una versione colorata. Questo è viola. C'è viola, rosso, blu. Molto carini, di questi ne ho pochi, quindi
chi vuole ne può, se ne può, ne può prendere uno e abbinarlo, è una cosa un po' più carina. I poggiapolsi saranno vendibili a parte, però adesso, prima di tutto, tra l'altro nella scatola ho messo il QR code, quindi potete fare la scansione a questo per andare sul sito Marea. Prima di tutto, rivediamo la build di questo modello rosa. Così rivediamo i 10 passaggi e poi dopo alla fine vi do i prezzi e tutto il resto e vi dico come si fa. Iniziamo. Dobbiamo mettere viti, rondelle e pilastrini in corrispondenza dei buchi H1 del plate. Come detto l'altra volta, la testa della vite va fuori, verso l'esterno, dove ci sono i gabbiani, e poi sotto metto rondella. Pilastrino. Per il secondo passaggio ci serve la busta numero 2. Dobbiamo mettere i pilastrini e le viti in corrispondenza dei fori H2. Passaggio 2, fori H2. Attenzione qua ai diodi. Qua i diodi sono molto molto vicini al pilastrino, quindi bisogna stringere, ma stando attenti a non arrivare a toccare i diodi, perché se si staccano bisogna risaldarli, bisogna ricomprarli, bisogna risaldarli. Per il terzo passaggio ci serve il saldatore, l'encoder e gli stabilizzatori. Qua c'è l'indicazione encoder, vedete? Questo va semplicemente incastrato. Ecco qua, una volta messo, bisogna piegare all'interno queste alette laterali e poi saldare 1, 2, 3, 4, 5 pin. Sempre in questo passaggio possiamo passare all'installazione degli stabilizzatori. Io ho scelto i Duroc V2, così come la volta scorsa. Anche questi sono stati inviati da Coffee Keys e li trovate in vendita su Coffee Keys insieme agli altri keycaps dei quali parleremo dopo. Ok, e adesso possiamo lubrificare ancora. Qua abbondiamo. Passaggio numero 4. Riprendiamo il plate. Dobbiamo bloccare il plate alla PCB in questo modo e mettendo in mezzo il foam. Questo qua. Quindi si mette questo in mezzo, si mette questo sopra. Attenzione al foam che tende a muoversi, quindi dovete un po' stare attenti, fare in modo che entri bene. Schiacciate tutto bene con forza. E adesso da sotto si usano i pilastrini qua, le viti serviranno dopo, i pilastrini per fissare nei fori H3. Adesso possiamo installare gli switch, semplicemente incastrarli, no? Io per questa build ho scelto i Baby Kangaroo di Gateron, tattili, molto particolari, molto fluidi, con una precorsa un po' più alta, e vabbè, poi vi metterò le specifiche a video. Comunque sono dei tattili parecchio pregiati, parecchio particolari, e molto belli, molto belli. Non ho ancora fatto una build tattile e quindi sono curioso di vedere come verrà alla fine, però per le due barre e l'invio e
il backspace, metterò roba diversa. Quindi lineari qua e qua, quanto sono fluidi, e tattili in tutto il resto, tattili con un bel bump. Possiamo adesso saltare gli switch, quindi attacchiamo il ventilatore, o comunque un estrattore, questo è un ventilatore messo al contrario. Penso di aver finito. Stavo per commettere un errore. Sul caps lock devo cambiare switch perché questi non hanno il foro sopra per mettere il tipo di LED che voglio mettere io per la lucina del caps lock, l'indicatore, e quindi ci metto un gutter of yellow che ho qua. Così è sempre lineare. Lo devo saldare qua e poi ci devo mettere sopra il LED. Eccolo qua. Passiamo all'installazione della cornice. Qua ne ho una solo legno, puro legno, senza washi tape, senza colorazioni, levigata bene. Non è neanche la più bella, tra l'altro, da tutte le cornici che ci sono, però la useremo. E questa va inserita così, qua. Molta attenzione alla cornice. E poi qua sotto. Eccola qua. Per fissarla bene, è l'ideale avere una pistola a caldo, con la colla a caldo. Prossimo passaggio, preparazione del bottom. Preparazione del bottom. Ci dobbiamo mettere i piedini fuori H4. Uno, due, sotto poi metteremo quelli in gomma. Passaggio numero 9. Mettiamo qua il pad che sta sotto. Attenzione a farlo entrare nei buchini dove escono, vedete, i pilastrini, altrimenti poi non si avvita. Ok, ci deve andare bello stretto, ci deve andare preciso, quindi fate in modo che ci entri preciso. E una volta fatto questo, sopra ci piazziamo il nostro bottom. E con le 10 viti che sono qua, iniziamo a fissarle e a fissare tutto insieme. Adesso i piedini, tre piedini in gomma, che io consiglio di installare qua, qua, qua. Ok. Adesso la parte più divertente. La parte più divertente è l'installazione dei keycaps. Io mi sono già diviso il layout. Vediamo un po' come viene. Mi piace, per completare l'opera devo adesso trovare qua uno di questi compatibili.
Quindi, facile, no? Dai, non è troppo complesso. I passaggi sono semplici, vi serve un po' di manualità col saltatore, per lubrificare gli stabilizzatori, tutte queste cose qua, ovviamente, ma state costruendo una tastiera meccanica, custom, e quindi vi serve un po' di pratica da questo punto di vista, però la procedura in sé è semplice. E tra l'altro vi permette anche di montarla e rismontarla, prima di saldare, intendo, in maniera molto, molto... Io l'ho fatto più volte, non si è mai rotto niente, ecco. Diciamola così. Tra l'altro, se vi piacciono questi keycaps blu, che secondo me sono bellissimi e stanno benissimo con la tastiera bianca, li trovate anche in versione italiana, e occhio che questa è una cosa rarissima, trovare i keycaps così particolari con le leggende italiane, sul sito di Coffee Keys, dai ragazzi di Coffee Keys, che mi hanno supportato in questa lunga faccenda, anche su cose che poi alla fine non si sono concretizzate in nulla, e mi hanno offerto gli stabilizzatori, i keycaps, gli switch. Vi danno veramente supporto. Se volete comprare quello che ho fatto vedere io da loro, andateci, perché è roba che arriva dall'Italia, è roba che vi arriva quindi alla svelta, non ci sono IVA strana e cose varie, e quindi grazie mille a loro, ripeto, perché mi hanno supportato anche in cose che poi alla fine non sono state per il video, e questo significa che oltre alla inevitabile professionalità di chi vende questa roba, ovviamente, c'è anche dietro un po' di, diciamo, passione, interesse, no? E voglia di fare le cose bene, no? Seguire un po' le cose bene, quindi contattate loro e servitevi da loro se dovete completare la vostra marea o l'altra vostra tastiera meccanica o quel che è. Adesso parliamo dei prezzi. Siamo arrivati ai prezzi. Quanto costa questa marea? Allora, il kit base, quello che vi ho fatto per prima, costa 149 euro, spedizione inclusa. Credo sia un prezzone, sono molto contento di questo prezzo, perché le build simili, che però includono solo la PCB e poi tutti i componenti addirittura da saldare, compresa la USB-C, questa roba qua nella marea è tutta già saldata in fabbrica, quindi tutte le robe sensibili sono state saldate in modo professionale, non le ho saldate io, per dire. E poi include il plate, il bottom, il foam, tutti gli accessorini, addirittura l'encoder, addirittura il LED, e insomma c'è un bel po' di roba. Questa scatola fatta a mano, che lo so che non conta nulla, ma sono scatole che io compro. Il polistirolo interno lo compro a Marlene, per dire, no? Quindi 149 euro, voi avete il kit per poi comprare switch, keycaps e rotellina e farvi la vostra tastiera completa. Credo sia un buon prezzo, sono molto contento. Se volete anche un poggia polsi, allora, questi stoffa fatti da me, di diverse altezze, insomma possiamo un attimo vedere, ma in fin dei conti si possono fare, o anche diverse stoffe, ma in fin dei conti io consiglio chiara o scura, costano 20 euro l'uno. 20 euro l'uno. Questi qua, ce ne sono soltanto 5, e sono uno più bello dell'altro, costano, fatti da ragazzi di Valley Wood Labs, tra l'altro, costano 40 euro, ce ne sono soltanto 5. Quelli però mi dovete promettere, se li prendete, che poi ogni tanto li passate un po' d'olio di lino cotto, altrimenti non ve li vendo, perché questi sono veramente pregiati e profumano e hanno bisogno di cura, hanno bisogno di amore, vanno comprati e vanno amati. Ecco, lato software poi c'è tutta la parte con la compatibilità VIAL, e sul sito trovate anche le istruzioni per la programmazione del firmware, se volete andare a fondo, mettere le mani e tutte queste cose qua. C'è anche un'altra cosa che in realtà non vi ho detto, ma probabilmente chi segue il canale lo sa già: la tastiera ha sotto i LED RGB. Io non li ho mai usati, perché io, tappandola così, i LED non si vedono, si vedono appena appena dagli switch, ma è un dettaglio. Però se volete la potete lasciare senza bordino e con tutti i LED RGB attorno, facendo gli effetti che si possono regolare poi dal software. Va bene, è tutto, fatemi sapere, dai, scrivetemi, visitate il sito, mandatemi domande, e se siete interessati compratene una, fatemi sapere come e ci organizziamo. Ciao!